partite dagli U65. Ieri si è disputata il ritorno della partita di Coppa Italia tra Juventus Women ed Empoli Ladies. Risultato finale 5-0, partita mai in discussione dopo l'andata ad Empoli, vinta dalla Juventus e rimonta per 5-4. Ricordiamo che l'Empoli era attesa ad un'impresa, ma già il risultato molto ampio dell'andata rendeva l'impresa quasi impossibile. Partita che è stata messa subito in ghiaccio da una girata di destro al volo di Barbara Bonansea, che praticamente chiudeva i giochi, e da un rigore di Girelli alla mezz'ora del primo tempo per atterramento di Lina Hurtig, che prima aveva fallito un paio di gol a tu per tu col portiere. Alla terza occasione si fa atterrare dopo averlo dribblato. Atterramento, calcio di rigore e Girelli che segna il secondo gol. Il 50° della giocatrice bianconera con la casacca juventina. È la prima marcatrice della storia della Juventus Women a entrare a segnare 50 reti. Ovviamente la Juventus Women ha poco meno di 4 anni di vita, quindi un bel traguardo per la Girellona, che ricordiamo il primo anno non giocava nella Juventus. Il 3-0 firmato nel secondo tempo da Linda Sembrant, appena dentro l'area di rigore, dopo una mischia. Quarto gol e quinto gol segnati nel finale da Andrea Staskova, che era entrata a sostituire Girelli e che rimpingua il suo carnet di marcature. Partita mai messa in discussione. Non c'è stato granché di resistenza da parte dell'Empoli, che probabilmente pensa al campionato. Ricordiamo che in semifinale la Juventus affronterà la Roma, perché avendo vinto per 4-0 l'andata con la Florenzia, dubito che la Florenzia possa ribaltare il risultato oggi. Quindi ci attenderà una semifinale tra Juventus Women e Roma, squadra che è sempre ostica da affrontare. E veniamo alle pagelle delle giocatrici in campo. Laura Giuliani 6,5, sempre attenta. Irinen 7, è un grandissimo campionato della finlandese, forse una delle migliori in assoluto. Boatin 6,5, è sempre il solito stantuffo, oggi era poco più di un allenamento, ma è sempre una delle più valide. Saragama 6,5, dalle parti sue non passa nessuno. Linda Sembrant 7, dalle sue parti non passa nessuno e oltretutto segna anche il gol del 3-0. Rosucci 6,5. La Juventus ha assenze a centrocampo, ha una rientrante Caruso, lei fa una grande partita, quindi 6,5, aspettando il ritorno di Sophie Pedersen, soprattutto per il match contro il Milan. Caruso 6, rientrava da un infortunio, non si poteva chiedere di più. Cernoia 6 è in un momento di rifiato. Ricordiamo che poi ieri il campo era leggermente scivoloso, nevischiava un pochino. Diciamo che non è il momento migliore dell'anno, diciamo che dalle prossime settimane sicuramente si troveranno campi migliori. Barbara Bonansea 7. È grandissimo il gol che sblocca la partita, è in grandissimo stato di forma. Maria Alves entra nel finale 6. Andrea Staskova entra a sostituire Girelli, 7, perché poi timbra il 4-0, il 5-0. Cristiana Girelli, già detto, 6,5, segna su calcio di rigore. Oggi era una partita in cui sostanzialmente non ci si doveva far male. 6,5, 50° gol con la maglia della Juventus, ed entra nella storia. Lina Hurtig, 6,5. Trova il calcio di rigore del 2-0, sbaglia un paio di gol a tu per tu col portiere. Ecco, pecca ogni tanto di freddezza quando si trova a tu per tu col portiere, perché per il resto è imprendibile. Mati Lundorf entra nel finale a giochi fatti, senza voto. Giordano entra a metà ripresa per far rifiatare qualche centrocampista, anche lei 6. Rita Guarino ha rinnovato per un altro anno il contratto con la Juventus, più che meritato, 6,5. Oggi era una partita sostanzialmente scritta. Un saluto a tutti da Luke 65.